e sono molto felice oggi di introdurre il professor Gianmarco Ottaviano. Il professore Ottaviano è attualmente il Broglie Chair in Studi Europei all'Università di Bocconi a Milano. In passato ha insegnato, lavorato, studiato a Bologna, a London School of Economics e tanti altri posti, vari fellowships, eccetera, incluso all'Istituto Universitario Europeo qui in Italia. Ha una produzione scientifica che forse voi conoscete già, ma che comunque ricopre moltissime aree, nelle quali ci troviamo con aree di integrazione economica in Asia, Europa e l'America Latina, commercio internazionale, sviluppo e crescita, migrazione, coesione regionale, quindi una produzione scientifica molto molto ampia. Oggi però ci parla di una parola chiave nel nostro Festival dell'Economia qui a Trento, cioè la sovranità. Questa è una parola chiave che si trova anche al cuore del suo nuovo libro, Geografia economica dell'Europa sovranista, che è stato discusso anche ieri sera in un altro evento qui. E oggi ci parlerà un po' di questa parola chiave. Discuterà come sovranità, cioè il potere di un paese di prendere le sue decisioni senza condizionamenti da fonti esterne alla nazione, può funzionare in un mondo che è comunque globalizzato. Globalizzato sui piani economici, certamente questo sarà al cuore della presentazione, ma anche sui piani politici, sui piani culturali, che sono cose tutte intrecciate tra di loro. Il sovranità nazionale, come abbiamo sentito in questi giorni, è un concetto, una cosa, un stato di fatto che viene rivendicato da tanti partiti politici in questi giorni, in questi anni, anche da tante persone. Lo vediamo al centro della faccenda Brexit, per esempio, e il professor Ottaviano ha anche contribuito dei studi molto importanti sulle conseguenze economiche dell'uscita del Regno Unito, eventuale, non sappiamo ancora, dall'Unione Europea, ma è una cosa che vediamo anche in tanti tanti altri paesi europei, dal Flams Block, dai veri finici, da Fidesz, dal Vox Party, Rassemblement National. È una cosa molto ripandita, quindi una parola chiave molto importante oggigiorno. Quindi oggi ci esponerà i radici storici della sovranità, viaggiando indietro nel tempo e dimostrando come questo concetto è stato, è sempre stato contestato ed è sempre stato radicato in fonti di poteri diversi, dal popolo, dal re nell'era medioevale, eccetera, eccetera. Quindi che sia contestato anche oggi sia anche alla fine abbastanza normale. Ci parlerà anche di come questo concetto di sovranità ha dovuto affrontare la realtà della globalizzazione, come ho già detto, politica, economica, culturale, già dalla seconda metà del XIX secolo. E ci spiegherà ugualmente un po' un'altra domanda molto centrale oggi, cioè la distribuzione delle ricchezze sia tra i paesi di tutto il mondo, sia dentro ai paesi, con i divari crescenti tra gruppi sociali nelle nostri paesi, sia il Regno Unito che l'Italia, che tutti gli altri dell'Europa. Parlerà poi del ruolo dell'Unione Europea in tutto ciò. Cosa può fare l'Unione Europea in ottico del concetto del sovranismo, in ottico di creare una nuova idea di sovranismo che deve andare un po' al di là delle frontiere nazionali. E io chiudo qui perché vorrei lasciare tutto il tempo possibile al professor Ottaviano. E preciso solo che mi ha chiesto che i lucidi saranno in inglese, per chi non fosse qui che parla italiano, però quindi abbiamo pensato che fosse un buon modo di includere tutti quanti. E passo la parola. Grazie.
Grazie Luisa e grazie a tutti per essere qui di domenica mattina. Come diceva Luisa, io parlo in italiano, però i lucidi sono in inglese perché noi siamo ospiti dell'Università di Trento. L'Università di Trento ha da molti anni avviato questo programma di internazionalizzazione, di cui Luisa chiaramente è un fantastico esempio. E quindi l'idea è questa, che anche chi non parla italiano sia in grado quantomeno di seguire. Voi avrete sicuramente sentito, visto questa parola sovranità tantissime volte e viene utilizzata sempre più frequentemente. Per esempio stamattina, leggendo i quotidiani, si scopre che la Cina ha appena pubblicato, lanciato in 8 lingue, un libro bianco che cerca di spiegare la posizione cinese nell'ambito della guerra commerciale con gli Stati Uniti. E uno dei passaggi chiave, prima di entrare nelle cose tecniche di questo documento, è l'affermazione che la Cina rispetto agli Stati Uniti si sente aggredita e chiede agli Stati Uniti di rispettare la sovranità e la dignità del paese, in questo caso appunto della Repubblica Popolare Cinese. Quindi è qualcosa che da sempre caratterizza le controversie internazionali ed effettivamente, utilizzando le parole di Lhasa Oppenheim, che è considerato da alcuni il padre del moderno diritto internazionale, non esiste essenzialmente un concetto che sia stato più controverso di quello di sovranità e di fatto non è un concetto su cui è difficile trovare una definizione condivisa. Per farvi capire come mai c'è questo dibattito e come mai appunto da sempre è un concetto che è difficile da definire, vorrei cominciare dandovi una prospettiva storica su questo su appunto il concetto di sovranità e chiaramente sarà breve visto i tempi che abbiamo a disposizione, però partirei appunto da questa immagine. Questa immagine è di fatto è il monumento che è sulla tomba a Saint-Denis di Filippo IV il Bello, che è stato un sovrano molto importante. Qui c'è un'affermazione del suo, diciamo, avversario di quel periodo, il vescovo di Pamiers, che appunto lo rappresenta in modo, direi, preveggente. Non è né un uomo né un animale, è una statua, e di fatto quello che rimane a noi è la sua statua. Perché Filippo IV è così importante? Beh, è uno dei più importanti re della storia medievale. È stato re di Francia dal 2285 al 1314, è l'undicesimo della dinastia Capetingia e è balzato alle cronache negli ultimi anni perché, grazie al libro e al film Il Codice da Vinci, perché è il principe che, tra le altre cose, ha annientato di fatto l'ordine dei Cavalieri Templari. Noi ne abbiamo ricevuto ovviamente una narrazione tra il appunto romanzata, però questo annientamento dell'ordine dei Templari si inserisce proprio nella prima, forse e più forte affermazione del principio di sovranità che abbiamo nella storia medievale. La ragione di questo annientamento, una delle ragioni, è il fatto che il re considerava questo ordine come una realtà che aveva creato uno Stato dentro lo Stato, cioè dentro i confini della monarchia francese, e che agiva di fatto per conto del Papa, nel conflitto tra il Papa ed il re. Conflitto molto più ampio, questo appunto è stato coperto da tantissimi studi, anche appunto coperto anche nella letteratura, e è il periodo in cui il papato a un certo punto viene spostato da Roma e finisce da Avignone. Quindi questo è il quadro del movimento, delle azioni di Filippo. Perché è interessante per noi? Perché effettivamente è la prima volta che un monarca europeo, invece di cercare legittimazione dall'investitura papale, si ribella a questo tipo di investitura
e con successo pone in dubbio la legittimità del Papa nel appunto trasmettere la legittimità di governo al re. C'è qualcos'altro ovviamente, gli altri aspetti sono che mentre gli scontri sono sempre molto ideali, ci vengono raccontati così, c'è sempre di fatto un problema economico sotto. Il problema economico in questo caso è che la corona francese era molto indebitata con i Cavalieri Templari, che in quel periodo, finita diciamo la popolarità delle crociate, avevano cambiato la loro vocazione da protezione dei pellegrini in Terra Santa verso invece attività bancarie e commerciali. E in un certo senso, a loro volta, spostandosi da questo ruolo di difensori della fede o comunque dei pellegrini a un ruolo più commerciale, avevano perso di per sé popolarità. E Filippo sfrutta questo calo di popolarità dei cavalieri e degli ordini cavallereschi in generale per aggredirli e di fatto eliminare completamente dal suo territorio questo ordine. Questo è quindi alla base dell'attacco di Filippo il Bello ai Templari. C'è anche questo aspetto economico, e questa è una delle monete che si battevano allora appunto nel periodo di questi scontri. C'era quindi, c'è questo aspetto economico, e in fondo vedremo che questa interazione tra aspetti economici e politici è qualcosa che caratterizza poi anche il dibattito attuale, le posizioni sovraniste che poi discuteremo successivamente nei vari paesi. Il motivo politico di fatto al tempo di Filippo il Bello era di appropriarsi di un'autonomia di sovranità piena. In che senso? Quello che dicevo prima, quando lui sale al trono, la tradizione era che fosse il Papa, o chi per il Papa, insomma autorità religiosa, che confermasse il re nelle sue funzioni. E quindi l'autorità suprema aveva questi fondamenti mistici che originavano dall'autorità papale, quindi dal Papa, che allora era Papa Re, quindi era una teocrazia papale. Il re Filippo IV scardina, dal punto di vista dei francesi ovviamente, questa autorità proprio andando alla radice dell'autorità papale e soprattutto alla radice del prestigio che avevano i templari. I templari vengono di fatto trattati in Francia come degli eretici, si fanno dei processi appunto per eresia e vengono poi bruciati. Qui c'è un'altra immagine di un secolo dopo che rappresenta appunto il rogo dei templari. Quindi la parte economica risolve il problema del debito che il re aveva con un'autorità interna ma soggetta alla legge del Papa, da un lato, dall'altra l'affermazione politica che di una monarchia teocratica che riceve direttamente dal cielo la sua legittimazione, eliminando, quindi tacciando l'opposizione come eretici e a quel punto bruciandoli anche. È in quel momento che concretizza una definizione di sovranità che poi di fatto caratterizza tutto il dibattito e la storia successiva. Quello che cambierà sarà da dove emana questa sovranità o la legittimazione del sovrano e chi è il sovrano, ma l'idea rimane quella. Quindi la sovranità è il diritto pieno e il potere di un corpo di governo, in questo caso appunto il monarca, su se stesso e quindi sul proprio territorio, senza interferenza da fonti esterne o da altri corpi istituzionali esterni. Quindi questo concetto di sovranità è designa di fatto un'autorità suprema su un gruppo di persone. E se vogliamo declinarla con termini a noi più vicini, di fatto è la somma dei poteri legislativo, esecutivo e giudiziario. Viene considerato uno dei tre elementi fondanti di uno Stato, quindi la sovranità,
il territorio e poi le persone, che è il popolo che abita entro i confini il territorio dello Stato. Questo è qualcosa che anche oggi continua ad essere vero. Come vi dicevo, la differenza è da dove viene questa autorità, da dove si ritiene che venga questa autorità, quindi quali sono i fondamenti dell'autorità. E qui faccio un salto di secoli, andiamo a un altro momento fondamentale nel concetto di sovranità, che è quello dell'illuminismo. Qui avete a sinistra, appunto, per farvi vedere il salto, stiamo parlando di 450 anni, a sinistra continua a esserci Filippo il Bello, a destra quest'altra immagine abbastanza familiare, che è quella di Jean-Jacques Rousseau. E il passaggio che io adesso rappresento con Rousseau, ma chiaramente ha una sua evoluzione prima di arrivare al pensiero di Rousseau, è un passaggio fondamentale, perché mentre per Filippo il concetto, Filippo appunto il re, il concetto di sovranità emana, è basato sulle fondamenta mistiche della monarchia, durante l'illuminismo Jean-Jacques Rousseau è l'espressione più chiara di un cambiamento epocale, cioè non è più l'aspetto religioso mistico a dare autorità al sovrano, ma quello che viene introdotto da Rousseau è tutt'altra cosa. La sovranità non è una sovranità monarchica, ma una sovranità pubblica, e questa pubblica sovranità rappresenta l'idea che alla fine sovrano è il popolo, e cioè Rousseau ha quest'idea della volontà generale, o come in termine più colloquiale utilizzato poi successivamente anche dai movimenti populisti, è la volontà del popolo da cui origina la sovranità del paese. Questo cambia chiaramente tutto, nel senso che questa sovranità pubblica implica che il potere, o la persona, o l'istituzione che rappresenta il potere, è eletto, quindi emana dal popolo, è eletto e ha un unico obiettivo, che è quello di fare ciò che è buono per il popolo da cui emana questa autorità. E l'idea di questa sovranità pubblica è alla base della teoria della democrazia moderna. Quindi vedete, il passaggio è stato non che cosa cambia nell'idea di sovranità, che è sempre appunto l'autorità assoluta nel prendere decisioni in un certo ambito territoriale, quello che cambia è quali sono le basi di questa autorità. E il passaggio è dall'investitura dal cielo religiosa all'investitura non dal basso, ma dai pari, cioè dai componenti del popolo. Questi ragionamenti di Rousseau sono contenuti soprattutto nel secondo volume del suo Contratto sociale, che è l'opera per cui Rousseau è più famoso, e in questo libro secondo volume affronta appunto il concetto di sovranità e i diritti della sovranità. Quindi a che punto siamo? Siamo a un punto in cui sovrano rimane il termine che viene usato, sovranità è il termine che viene usato, ma sovrano non è più sinonimo di re, ma è sinonimo di popolo, volontà popolare. E essendo qualcosa che appartiene al popolo, non è alienabile, cioè non può essere ceduta ad un re, non è indivisibile, nel senso che è pubblica, è di tutti. E una forte affermazione è che è infallibile e sempre vera. Quindi l'espressione, cioè la volontà popolare, non può sbagliare, ma è sempre comunque vera. Deve però essere messa in atto. E questa messa in atto della volontà popolare è dove appunto Rousseau introduce un concetto che continua a essere interessante oggi. Cioè l'idea è che è vero che questa volontà del popolo è infallibile e di fatto per definizione è corretta, giusta, però nello trasmettersi in azione
questa volontà potrebbe peccare di capacità di giudizio, giudizio nel senso di valutare esattamente le implicazioni delle scelte che vengono fatte. E le scelte che vengono fatte, le decisioni che vengono prese in virtù di questa volontà del popolo, sono quello che noi chiamiamo leggi. Quindi, secondo Rousseau, le leggi non sono altro che il rendere concreta la volontà del popolo. Questo passaggio non è automatico ed è per questo che abbiamo un corpo legislativo che trasforma una volontà in azione attraverso l'emanazione di leggi. Ma il legislatore è solo un intermediario, cioè solo un interprete della volontà popolare che trasferisce questa volontà popolare in leggi. Non ha di per sé nessuna sovranità e non ha nessuna sua autonomia dal punto di vista rispetto alla volontà del popolo. È solo il popolo, e quindi, che per Rousseau è sinonimo di sovranità e di volontà generale, è solo il popolo ad avere l'autorità di imporre e di fare le leggi. Quindi il legislatore è questo corpo intermedio, è solo un tramite. Ora vedete chiaramente che questo tipo di idee ci permette anche di capire, se volete, la base ideologica di movimenti attuali. Insomma, sapete tutti che esiste una cosa che si chiama piattaforma Rousseau, che è la piattaforma attraverso la quale un gruppo del Movimento 5 Stelle, cioè quelli che erano lì all'origine, manifestano le loro intenzioni. È stata usata fino all'altro giorno per stabilire se il vice premier Di Maio potesse rimanere o meno alla guida politica del movimento. Quindi il nome di quella piattaforma non è un nome a caso, c'è dietro un ragionamento di questo genere, una volontà popolare che si deve esprimere e può in qualunque momento liberarsi del suo corpo intermedio, in questo caso parliamo di Di Maio, nella misura in cui possa ritenere che non sta trasformando la volontà del popolo nel modo in cui il popolo vorrebbe. Riassumendo dal punto di vista di Filippo IV, e quindi voi potete togliere in questa frase che sto per dire il termine re e metterci dentro popolo, ma l'idea è che nessuno può essere pari, e questo è l'approccio verso il Papa e i Templari, nessuno può essere pari, considerarsi pari allo stesso livello del re dentro i confini del regno, e nessuno può considerarsi al di sopra del re fuori dai confini del regno. E questa è questa semplice affermazione è di fatto la posizione cinese nel libro bianco che è stato pubblicato in queste ore, e cioè gli Stati Uniti non possono, dal punto di vista cinese, considerarsi al di sopra della Repubblica Popolare Cinese, e quindi non possono utilizzare questi modi aggressivi per imporre una volontà che non è quella del popolo cinese. E vedete che già questo ci fa capire che, essendoci vari popoli, all'interno dei propri confini questi popoli sono sovrani, ma a un certo punto dovranno pure interagire. Questo è quello che diceva Luisa: nel momento in cui siamo in un'economia integrata, in un mondo in cui le interazioni anche sociali travalicano i confini, questa idea che i popoli siano sovrani al loro interno ma che debbano in qualche modo interagire è veramente il punto di frizione, che rende anche interessante quello che sta succedendo in questo momento. Quindi il problema è come facciamo a gestire le decisioni di un popolo sovrano quando vanno a avere un effetto sulla vita di altri popoli sovrani. E questo è appunto qualcosa che non possiamo non mettere sotto il tappeto in un'era di globalizzazione, e questo scontro fra Stati Uniti e Cina lo sta mettendo chiaramente in luce. È qualcosa che è importante anche per l'Europa. Il dibattito sull'Europa è proprio un dibattito tra politici che interagiscono tra di loro
sentono di avere il mandato del proprio popolo, di rappresentare l'interesse del proprio popolo, però si trovano di fronte altri paesi che dicono, altri rappresentanti che dicono sì, ma io ho il mandato del mio popolo, e quindi cioè, non è che il tuo è più bello del mio o viceversa. E questo ci porta al tema successivo. La sovranità all'interno di un paese può essere gestita con maggiore facilità di quanto possa essere gestita al di fuori, cioè nell'interazione tra i paesi. E questa interazione tra paesi è stata sempre gestita con due mezzi, le guerre e la diplomazia, uno è il risvolto della medaglia dell'altro. E questa interazione appunto tra di guerre e diplomazia ci porta a chiederci, ma chi è che poi appunto si siede a un tavolo negoziale a Bruxelles o a Washington e rappresenta la volontà del popolo? La risposta è che necessariamente sono delle élite, cioè le persone che noi eleggiamo, che siano di un colore o di un altro colore, sono una selezione di persone, magari come noi, che abbiamo deciso che devono rappresentare i nostri interessi. Sulla piattaforma Rousseau, in questo recente voto, si è deciso di confermare Di Maio come rappresentante del popolo dei 5 Stelle. Ma nel momento in cui viene scelto qualcuno, questo qualcuno diventa per definizione elite, perché elite vuol dire semplicemente scelto. Quindi come possiamo gestire questi impatti che sono di fatto fondamentali nel periodo, nell'era della globalizzazione? E soprattutto c'è un problema che o nel momento in cui andiamo a gestire interazioni, soprattutto internazionali, quelli che interagiscono sono persone selezionate da noi nel migliore dei casi, o selezionate da altri in altri casi, ma sono comunque selezionati e quindi elite. Per parlarvi dell'elite, di come queste alla fine determinano la nostra storia, la nostra vita, è interessante guardare a questa famiglia. Questa è la copertina di un libro sui Chamberlain. I Chamberlain sono una famiglia inglese di Birmingham che per 64 anni di seguito, alternandosi, rappresentano la città di Birmingham, insomma l'area elettorale di Birmingham nel Parlamento inglese. E sono un'elite non conformista, nel senso che in quegli anni sono più progressisti di altri, ma a noi questo non è che interessi particolarmente. Chi sono questi Chamberlain? Allora, il primo è Joseph o Joe Chamberlain, che vedete dal 1836 al 1914, è una tipica espressione dell'impero britannico. Cioè è un affarista, è un politico anche ovviamente, nazionalista e imperialista appunto dal punto di vista della difesa e delle colonie e dell'economia del Commonwealth britannico. A lui succedono, quindi lui vive nel periodo di quella che viene chiamata la prima ondata della globalizzazione. Come forse alcuni di voi sanno, ci sono, semplificando, due ondate di globalizzazione. La prima che va dalla seconda rivoluzione industriale fino alla prima guerra mondiale e che poi viene interrotta appunto dalla prima guerra mondiale. Globalizzazione cosa vuol dire per noi? Dal punto di vista economico vuol dire una crescita di integrazione commerciale e di investimenti tra paesi. In quegli anni anche sono anni di grande emigrazione, soprattutto dall'Europa verso gli Stati Uniti, quindi è un momento in cui le persone, le merci, i capitali si muovono e si muovono sempre di più. E si muovono in modo particolare nel momento in cui, appunto, seconda rivoluzione industriale vuol dire che i nuovi processi produttivi, i nuovi modi di produrre passano, si diffondono dal Regno Unito, dove sono state inventate le nuove macchine, si diffondono al resto dell'Europa e poi agli Stati Uniti e al Giappone. Questo è il periodo in cui appunto abbiamo un Ovest, un mondo occidentale che è chiaramente molto più avanzato dal punto di vista tecnologico e un resto del mondo che di fatto è una fonte di materie prime per le grandi fabbriche dei paesi industrializzati.
Questa è una citazione nel senso che le ansie, le difficoltà che noi possiamo vivere in questo periodo ci ricordano le ansie che sono state vissute altrove, nel senso che quella di nuovo è un periodo di globalizzazione, di cambiamento tecnologico enorme, mai sperimentato prima, e Chamberlain, in questa citazione presa da un giornale dell'epoca, dice: questi sono tempi molto interessanti, però sono interessanti perché ci sono tante cose nuove, ma al tempo stesso queste cose nuove non sono solo oggetto di interesse, ma sono anche oggetto di ansia, perché tutto sta cambiando così rapidamente. Quindi lui di fatto vive nel periodo che porta alla prima guerra mondiale. Il figlio, lui ha due figli, gli altri due sono due figli, ma sono figli di mogli diverse. Il figlio della prima moglie, Austen Chamberlain, è un diplomatico che partecipa alla ricostruzione della pace dopo la prima guerra mondiale, e di fatto ottiene il premio Nobel per la pace per i suoi sforzi fatti appunto dopo la prima guerra mondiale per definire i confini dei nuovi stati. La cosa importante della prima guerra mondiale è che vengono smembrati, perché hanno perso la guerra, due grandi imperi, l'impero prussiano e l'impero austro-ungarico, e insomma, essendo a Trento, il secondo ovviamente riguarda direttamente quest'area dell'Europa. Vengono smembrati e divisi in stati nazionali. La divisione in stati nazionali è sempre un grosso problema, perché uno deve decidere dove mettere i confini. E abbiamo visto prima che i tre pilastri dello Stato sono il popolo, il territorio e la sovranità. Il territorio, appunto, è definito dai confini. Molti confini vengono definiti, diciamo, in modo definitivo, e questo è una buona notizia. Alcuni confini vengono invece definiti in modo temporaneo, e sono proprio quei confini sull'Europa dell'Est, appunto, che riguardano la Polonia e tutta quella fascia, che poi saranno, diciamo, l'incertezza su questi confini sarà la causa della Seconda Guerra Mondiale. Anche tra le due guerre, forse con ragioni molto più pressanti di quelle che abbiamo noi oggi, l'ansia domina. Di nuovo si parla di tempi interessanti, però nei modi di dire anglosassoni, in questo senso, tempi interessanti, interesting times, non vuol dire tempi interessanti, è un modo molto british di dire che sono tempi complicati, tempi preoccupanti. E di fatto, questa è una citazione da Austen Chamberlain, di nuovo da un giornale dell'epoca, il augurare a qualcuno di affrontare dei tempi interessanti è noto come maledizione cinese, perché uno vuol dire all'altro: sì, possa tu avere tempi interessanti, vivere in tempi interessanti vuol dire possa tu affrontare un sacco di guai. Non c'è niente di serio che spieghi perché questo si chiami una maledizione cinese, però questo è il suo nome. E di nuovo, quello che dice Austen Chamberlain in quel momento, non c'è dubbio che la maledizione cinese ci ha colpito, stiamo passando da una crisi all'altra e da uno shock all'altro. Questa è una crisi all'altra, uno shock all'altro, è quello che stiamo vivendo noi anche oggi, per fortuna non come loro, perché in realtà qui passarono da una guerra mondiale a un'altra guerra mondiale, che forse è più complicato di quello che affrontiamo noi oggi. L'ultimo, quindi per parlare di queste elite che decidono del nostro futuro, l'ultimo è Neville Chamberlain, che è probabilmente il più famoso dei tre, figlio della seconda moglie di Joe, primo ministro britannico. È il primo ministro britannico che gestisce, se guardate le date, lui muore nel 1940, e che gestisce l'ascesa dei movimenti nazionalisti in Europa. Qui l'ho evidenziato con un cerchio rosso, alcune delle altre persone che vedete lì non ho bisogno di dirvi chi sono. È il diplomatico britannico che cerca una via diplomatica. Vi dicevo, i conflitti di sovranità si risolvono con le guerre o con la diplomazia. Chamberlain cerca di risolvere con la diplomazia, firmando questi accordi a Monaco con Hitler, in presenza, come vedete, anche di Mussolini,
ma alla fine non se ne viene fuori. Non se ne viene fuori perché la suddivisione dell'impero prussiano e in parte anche di quello austro-ungarico ha lasciato delle aree, dei territori di etnia tedesca e di lingua tedesca dentro a paesi che non sono, che sono a maggioranza non tedesca né di lingua né di etnia. E Hitler prende spunto da questa situazione per appropriarsi man mano di territori dove queste minoranze di lingua tedesca, etnia tedesca vivono. Quindi nuovo territorio, sovranità e popolo. E Chamberlain si dimette dopo che appunto i suoi accordi diplomatici naufragano di fronte alla realtà dell'invasione da parte della Germania e dell'Unione Sovietica della Polonia nel 1939 e poi anche l'espulsione degli alleati dalla Norvegia. Ora, questo è come avete visto, una lunga carrellata storica che è partita da tanto tempo, saltando ovviamente secoli, quindi perdonate l'approssimazione, e arriviamo ai giorni nostri. Giorni nostri in cui questo concetto di sovranità, quindi che nell'ambito del proprio territorio i paesi stanno diventando sempre più insofferenti rispetto a dettami che arrivano da altri paesi o che arrivano nel caso dell'Europa, dall'Unione Europea, ha fatto sì che qui cito l'Economist, ma semplicemente perché condivido quello che avevano scritto, e le ultime elezioni parlamentari per il Parlamento europeo che abbiamo avuto sono state straordinarie, nel senso che sono state le prime, o insomma quelle che sono state più europee finora. Cioè finora, anche se nei vari paesi sono state anche usate per verificare la tenuta di coalizioni di governo, però è la prima volta che effettivamente i cittadini europei si sono resi conto che c'è qualcosa di cui discutere, cioè che l'Europa è un concetto che vale la pena discutere, con posizioni diverse, perché poi l'emergere di questa volontà del popolo definita da Rousseau è chiaramente qualcosa che deve emergere da un dibattito, non è più qualcosa che arriva dall'alto, dal cielo e viene trasmessa al monarca, è qualcosa che deve emergere da un dibattito. E in questo dibattito si sono capite alcune cose. Una delle cose più importanti è che nel bene e nel male c'è un'interdipendenza a livello globale, ma per quanto ci riguarda a livello europeo, che non si può far finta che non ci sia. E quindi l'interazione politica non può essere solo nazionale, ma deve essere anche tra i paesi. E le vicende di questi giorni, in cui il nostro governo sta interagendo con Bruxelles e con gli altri partner europei sulle questioni di nuovo economiche, torniamo ai soldi e ai debiti di Filippo il Bello, è solo la dimostrazione di questa interazione, di questa interdipendenza. Per noi cittadini questa interdipendenza, che non è necessariamente legata alle questioni di spread di debito pubblico, che magari ci appassionano fino a un certo punto, è legata ad altre cose, insomma le crisi migratorie, gli attacchi terroristici. Non si può pensare di proteggere un territorio europeo senza avere un coordinamento fra, per esempio, le polizie dei vari paesi. E poi, come diceva Luisa, l'aspetto di Brexit, quello da cui siamo partiti prima, il protezionismo aggressivo degli Stati Uniti, l'ascesa della Cina come potenza alternativa e rivale. E anche il coordinamento di una serie di manifestazioni popolari, dimostrazioni pro e contro l'immigrazione, contro l'establishment. Abbiamo visto recentemente in tutta Europa le manifestazioni in difesa dell'ambiente. Sono tutte cose che ci portano chiaramente a pensare che c'è un'interdipendenza che non possiamo evitare di affrontare. Però questo vivere in tempi interessanti, quindi per tempi di minacce e di crisi, ha reso, per questo le elezioni più europee che abbiamo avuto finora, ha reso consciamente e inconsciamente più rilevante per tutti noi la dimensione europea. E soprattutto
quello le richieste che potremo avere nei confronti dell'Unione Europea. L'idea di un'Europa che protegge, qualunque cosa questo voglia dire, è molto più forte che in passato. In passato si è pensato più alle questioni di integrazione economica, condivisione di valori, ma di fronte a questi tempi interessanti, appunto all'ascesa aggressiva di altre potenze mondiali, l'idea di un'Europa che protegge è diventata sempre più attraente per molti di noi. E c'è da dire che questo passo in avanti al dibattito pubblico è stato fatto in primo luogo da forze, magari a volte in modo confuso, ma da forze che vengono definite nazionaliste e populiste. Una parentesi. Allora, nazionalismo capiamo che cosa vuol dire. Nel momento in cui c'è una sovranità nazionale, c'è un'interazione con altre sovranità nazionali, il nazionalismo è quello che dice prima pensiamo agli interessi del mio paese e poi vediamo cosa succede agli altri paesi. Populista è di nuovo una cosa molto, è come la sovranità, uno dei concetti, un altro dei concetti più dibattuti. Ma essenzialmente il populismo ha tre accezioni. Una è quella ideologica che abbiamo già discusso, cioè l'idea che abbiamo discusso di Rousseau, che la sovranità viene dal popolo, la volontà, il popolo esprime la sua sovranità come volontà del popolo, il legislatore deve solo tradurla e la volontà del popolo è infallibile. Questa è un po' l'idea dell'ideologia del populismo. E poi c'è un aspetto, una dimensione retorica, che è semplicemente quella la gente vuole che, la gente dice che, utilizzata dai politici a volte semplicemente invece di dire io penso che, per legittimare un po' di più quello che si sta dicendo. E poi c'è un aspetto strategico che è tipico del populismo, soprattutto latinoamericano, che in realtà utilizza i concetti populistici per in una lotta tra elite, cioè un'elite emergente che deve scalzare un'elite che è già al potere e non riuscendola a fare direttamente utilizza appunto il supporto del popolo per scalzare l'elite incombente. Quindi in Europa sembrerebbe che quindi l'aspetto populistico è soprattutto un aspetto retorico, quello dominante, e se pensiamo al nostro paese, un richiamo ideologico alle idee populiste che abbiamo discusso c'è nel Movimento 5 Stelle, esplicitamente nella piattaforma Rousseau, però altri partiti non hanno questo tipo di ideologia così marcata. Quindi iniziativa dal punto di vista dei nazionalisti e dall'altra parte una reazione di persone che pensano diversamente. Cosa interessante però che mentre qualche anno fa, prima che il dibattito cominciasse a essere un po' più maturo, la discussione era usciamo dall'Europa, restiamo in Europa, adesso se vediamo anche le dinamiche nel nostro paese, il dibattito è su come cambiare l'Europa piuttosto che uscire dall'Europa. E la ragione è che chiaramente anche chi ha in mente una sovranità importante del proprio paese si rende conto che l'Italia da sola ad un tavolo con Stati Uniti e Cina non solo non avrebbe molte possibilità di ottenere alcunché, ma proprio non sarebbe neanche invitata a sedersi. Questo vale per l'Italia, vale anche per tutti i paesi europei. Quindi, di nuovo, l'idea da una parte e dall'altra del dibattito è che in questo momento storico l'Unione Europea ha una funzione di bilanciamento delle altre potenze economiche, si tratta di capire che tipo di Unione Europea uno vuole avere. Nell'ultima parte di questa presentazione voglio darvi invece una visione di che cosa sta succedendo, del perché questo tema di sovranità e di sovranismo ha preso una piega così rilevante nel dibattito. E parto parlando, appunto, come anticipava Luisa, parlando di Brexit, senza entrare nei dettagli di Brexit, ma solo facendovi vedere alcune mappe nel Regno Unito. Brexit è stata interpretata come un voto
di persone in difficoltà verso persone che invece non sono in difficoltà. E gestita e scatenata da una retorica populista, quello che vi dicevo prima, e anche da una strategia populista. Quindi nel Regno Unito c'è un voto di chi si sente danneggiato nei confronti di chi invece si è forse avvantaggiato, scatenato però guidato da elite alternative, cioè tutti i leader del movimento Brexit sono o stati a Oxford o stati a Cambridge o sono finanzieri della City e altri imprenditori, cioè non c'è un leader popolare assolutamente. Il working class hero di cui cantava John Lennon non ha niente a che fare con i leader della Brexit. Quindi questa però sfruttano questo sentimento, questo risentimento. Il risentimento è un risentimento che potremmo mettere sotto l'etichetta di risentimento contro delle elite ritenute amorali. Amorali in che senso? Nel senso che applicano le regole del fair play, del buon comportamento, eccetera, solo tra di loro, non nei confronti degli altri. Sono elite che sono chiuse, nella misura in cui in questi anni nei paesi occidentali si è rallentato quello che viene chiamato l'ascensore sociale, cioè quella possibilità che persone che nascono non già parte dell'elite possano, con il loro talento e con la loro abilità, ascendere appunto nei ranghi sociali. Elite che, mentre impongono l'austerity sui vari paesi, di fatto sfruttano i vantaggi a globalizzazione per mettere le loro risorse nei paradisi fiscali, e ci sono alcuni dei leader della Brexit che fanno esattamente questo, più in generale insomma che hanno beneficiato della globalizzazione, del cambiamento tecnologico, e si sono appropriati interamente di questi benefici. Cosa resta agli altri? Quello che resta agli altri sono situazioni, quello che vedono gli altri, sono situazioni come questa, siccome abbiamo parlato di Birmingham prima, questa è una fabbrica di Birmingham. Birmingham è un grande centro manifatturiero della rivoluzione industriale, anche fino a dopo la Seconda Guerra Mondiale, anche in Italia vedete queste foto, perché c'è stato questo cambiamento strutturale dell'economia. La manifattura, le grandi fabbriche piano piano hanno chiuso, e hanno chiuso sotto i colpi della competizione portata dalla globalizzazione da un lato, e dall'altro il cambiamento tecnologico, perché se per costruire un'automobile, dico un numero a caso, una volta ci volevano 10 operai, adesso ne basta un mezzo più una catena di montaggio che va da sola. Quindi si svuotano le fabbriche per il cambiamento tecnologico, ma anche perché certe cose si vanno a comprare fuori in virtù della globalizzazione. E questo è una mappa del Regno Unito che fa vedere nelle aree più scure dove l'effetto della globalizzazione è stato più negativo, nel senso che queste sono aree che erano specializzate nei prodotti in cui la Cina è più brava. Quello che viene chiamato lo shock cinese, quindi torniamo alla maledizione cinese. Queste sono, quindi, ci fanno vedere la distribuzione molto asimmetrica di questi effetti negativi a globalizzazione tra aree geografiche, e vedete che questa è una mappa, possiamo chiamarla una mappa dello scontento nel Regno Unito. Se voi associate a questa mappa la mappa del voto Leave, cioè del voto per la Brexit, la sovrapposizione è, ovviamente non è perfetta, ma è molto interessante, nel senso che effettivamente poi uno può controllare se questo è vero con metodi statistici un po' più sofisticati che confrontando due mappe, ma effettivamente gli effetti negativi della globalizzazione sono molto collegati al voto per lasciare l'Unione Europea. Studi di questo genere sono stati fatti anche per i paesi europei, e quindi qua la mappa rappresenta sempre la stessa cosa, cioè dove è più scura, più forte si è sentito l'effetto della competizione cinese. Ora, di nuovo, quello che vediamo in questa mappa può essere confrontato con i risultati del voto per la destra radicale in Europa, e troviamo di nuovo una forte affinità. Quindi la destra radicale in Europa si afferma laddove
la competizione della globalizzazione è stata più accesa e quindi ha lasciato più conseguenze sul territorio. Non c'è però in Europa solo la questione della competizione della Cina. L'Europa ha avuto negli anni, insomma, dal 2004 al 2007, un forte ampliamento. Prima eravamo in 15 e poi sono entrati altri 12 paesi dell'est. Il 28esimo paese arriva dopo, che è la Croazia. Ma diciamo c'è questo allargamento ad est. L'allargamento ad est, quando uno va a vedere di nuovo, si dice a questo punto non più dove c'è un forte impatto di competizione della Cina, ma dove c'è un forte impatto di competizione dai paesi dell'est, che in questo caso vuol dire spesso anche delocalizzazione della produzione dai paesi, proviamo dall'Italia, dai paesi occidentali verso i paesi orientali, di nuovo si vede un forte effetto, cioè la reazione delle persone in termini di voto verso una destra radicale che, senza andare nei dettagli, ha un pacchetto di protezione piuttosto che ridistribuzione dei guadagni che si hanno dalla globalizzazione o dall'espansione, si afferma questo voto si afferma proprio nelle regioni che più hanno sentito l'effetto negativo dell'allargamento ad est e un impatto simile a quello della globalizzazione. Questo non vuol dire che non ci sono stati effetti positivi, ma che questi effetti positivi e negativi non sono, se si compensano a livello di paese, e a livello di paese magari il paese guadagna, le varie regioni non è detto, le varie realtà locali non è detto che guadagnino, anzi alcune, come abbiamo visto, perdono. Io concluderei su un riassunto e su un ultimo tipo di suggestione grafica. Riassunto, abbiamo detto appunto, sovranità è questa autorità assoluta su un territorio e una volta era associata ad un monarca, adesso emana dal popolo che abita in quel territorio. Questa sovranità nazionale è molto più semplice da gestire se uno vive in isolamento assoluto come paese dal resto del mondo. Quando si interagisce con gli altri paesi, come vedete, effetti di globalizzazione, nel nostro caso, o di espansione all'est, mettono in crisi questa possibilità dei singoli paesi di gestire autonomamente il proprio territorio. E quindi uno potrebbe dire, vabbè, ci sono due vie a questo punto. Una è dire semplicemente lasciamo perdere, ci isoliamo in autarchia e ci gestiamo da soli, così non abbiamo nessun bisogno di interagire con gli altri, la nostra sovranità sarà assoluta sul nostro territorio. Questo è, diciamo, al mondo d'oggi è un'utopia, ed è un'utopia per il seguente motivo. Io vi faccio vedere qui due cose. Una viene chiamata la grande convergenza e l'altra viene chiamata la grande divergenza. La grande convergenza è legata al fatto che paesi emergenti, e la Cina in primis perché era più grande, paesi emergenti che diventano sempre più importanti a livello mondiale e che il fatto di chiudersi, se noi ci chiudessimo, non cambia niente nel fatto che questi paesi stanno diventando più importanti. Quindi a un certo punto, anche se ci chiudiamo, verranno a bussare alla nostra porta. Cosa avete qui? Qui sulla sinistra avete una rappresentazione della quota di produzione manufatturiera, quindi industriale, nel mondo, dagli anni 70 fino adesso. E in giallo qua sopra vedete la quota dei paesi industrializzati, i più grandi paesi, quindi G7, e ci siamo dentro anche noi. E sotto vedete invece la Cina. Poi avete altre informazioni, ma questa è quella che voglio farvi, su cui voglio farvi riflettere. Dagli anni 70 fino agli anni 90 più o meno la quota di questa potenza industriale del G7 rimane abbastanza invariata, appena sotto il 70% negli anni 90. Ma c'è subito un'accelerazione successiva, adesso siamo sotto la metà. Cosa sta succedendo dall'altra parte? Dall'altra parte abbiamo paesi come la Cina, che negli anni 90 erano il 3% di questa quota del manifatturiero e adesso sono prossimi, anzi adesso hanno superato, questi sono dati 2010, al 20%. Quindi questa è la grande convergenza. È nel manifatturiero, però uno può dire, sì vabbè, ma cosa mi interessa il manifatturiero, adesso c'è il settore dei servizi, quindi
magari compensa. Qui vedete la quota che i G7 hanno del prodotto del mondiale, quindi tenendo conto dei servizi e anche del manifatturiero, agricoltura, eccetera. E vedete che dal 93 al 2007, in questo caso, quindi stiamo parlando tutti in questi dati pre-crisi, perché poi la crisi ha ovviamente creato reso ancora più decise questi cambiamenti. Vedete che in pochi anni siamo passati, il G7 era il 67% dell'economia mondiale, adesso sono meno, nel 2014 l'ultimo dato, sono meno della metà. Quindi questa è la grande convergenza. Grande convergenza vuol dire che questi paesi emergenti hanno sviluppato e hanno imparato a usare tecnologie avanzate, altre le hanno imitate. E in questo momento vedete che, se questi sono andamenti che possiamo mandare nel futuro, c'è poco da chiudersi. Cioè, se come paesi G7 stiamo diventando più piccoli, come Italia ancora più piccoli, e quindi alla fine c'è ben poco da fare. L'altra suggestione con la quale voglio lasciarvi è quella che viene chiamata invece la grande divergenza. Quindi vediamo che i paesi, e questo è anche abbastanza vero a livello europeo, in media i paesi stanno diventando più simili, perché queste quote di mercato si riaggiustano, ma quello che sta succedendo di molto diverso è all'interno dei paesi. Quindi c'è una convergenza tra paesi, la grande convergenza, ma all'interno dei paesi c'è una grande divergenza. Queste sono immagini dal satellite, queste sono della NASA, dove ci sono le grandi luci, ci sono le grandi concentrazioni di persone e di attività economiche. E vedete che la distribuzione negli Stati Uniti è molto asimmetrica, ci sono delle aree di grande luminosità e altre aree di poca luminosità. Se voi mettete in confronto a questa mappa la mappa del voto per il presidente Trump, beh, insomma, di nuovo, dove c'è molta attività economica avanzata, il voto per Trump è più debole, dove ce n'è di meno il voto è più forte. Concludo con un grafico sull'Europa per farvi vedere la grande divergenza in azione. Nel senso che questi sono invece dati, sono le stesse figure prodotte però dalla nostra agenzia spaziale, cioè l'Agenzia Spaziale Europea, l'ESA. E come vedete riusciamo a fare mappe più belle delle loro, nel senso che se voi andate online trovate queste cose in movimento, questi GIF che sono in movimento, che ci permettono veramente di vedere la grande divergenza in azione, perché questi partono nel 1992, quindi di fatto con l'introduzione del mercato unico, e poi andiamo al 2010. Vediamo due cose, secondo me, sono importanti. Una è che diventa tutto più luminoso, quindi questo mercato unico ha promosso sviluppo, era promosso in vari posti, soprattutto vedete nell'est. Il secondo aspetto è però che ci sono le aree più luminose, che erano più luminose prima, diventano ancora più luminose. Siccome tutto è più luminoso, questo si vede un po' meno, ma poi se uno guarda i dati è così. E quindi c'è un effetto dell'Unione Europea che è positivo e diffuso, però l'effetto differenziale è concentrato in aree che erano già più sviluppate prima. E quindi vedete qual è il problema che stiamo affrontando adesso, e cioè che l'Unione Europea nel suo insieme, in media, ha generato quello che ci aspettavamo che generasse. Dal punto di vista delle economie locali, ci sono alcune economie locali che sono andate decisamente in crisi e si sono avvantaggiate meno delle altre di questo processo europeo. E forse questa è la grande sfida dell'Europa, e cioè quella di avere una crescita inclusiva dal punto di vista geografico, oltre che individuale, perché quando uno va a guardare perché le persone votano in un certo modo, sarebbe facile pensare che uno vota secondo i propri interessi personali. In parte è vero, insomma, se io ho perso il lavoro perché c'è stato un effetto di competizione dalla Cina, chiaramente voto in un certo modo perché io ho perso il lavoro. Ma la cosa molto interessante che viene da questi studi del voto è che le persone non guardano solo a se stesse, ma guardano alla loro realtà locale. Quindi se non ho perso io il posto di lavoro, e anzi magari ho un lavoro migliore di quello di prima, il fatto che però le persone intorno a me, e quindi nella mia comunità locale, invece stiano peggio, è qualcosa che spiega molto un certo tipo di voto. Quindi questo è un po', se vi lascio su queste suggestioni: sovranità,
è del popolo, e ormai questo è acquisito. Le istituzioni servono per trasmettere questa sovranità in decisioni e leggi. La sovranità nazionale però c'è in ogni paese, e quindi in un mondo che interagisce la sovranità diventa limitata, nel senso che bisogna trovare un modo per convivere. In Europa si è trovato un modo per convivere che dal punto di vista economico, ma non dimentichiamocelo, anche politico, perché vi ho fatto vedere due guerre mondiali una dietro l'altra, adesso siamo in periodo di pace mai visto prima in Europa, perché Filippo IV, dopo quello, arriva la guerra dei cent'anni, cioè delle cose terrificanti per quello che, per le nostre abitudini. Quindi l'Europa ci ha dato pace e anche una certa prosperità. Quello che non ha funzionato è la redistribuzione, o meglio la distribuzione uniforme di questa maggiore prosperità. E su questo si giocheranno le sfide dell'Unione Europea, dei paesi e, come vedete, anche all'interno dei paesi, tra le varie aree geografiche. Su questo, Luisa, io mi fermo. Grazie. Bene, vi ringraziamo tantissimo. Adesso abbiamo una decina, forse un quarto d'ora a disposizione per prendere le domande per il professore Fabiano da parte del pubblico. Credo che c'è un microfono che girerà, quindi apro a voi. Se no, nel frattempo che voi pensate, io abuso un po' del ruolo, ecco, e faccio una cosa abbastanza scontata, sapendo che sono sociologa, e gli faccio una domanda sulla dipendenza tra sovranità, popolo, anche economia, che ha sottolineato in questa presentazione. E, il popolo è necessario alla sovranità e deve essere costruita anche il popolo, cioè nella descrizione storica che ci ha fatto c'è anche una costruzione del popolo, molto spesso attraverso delle crisi, delle guerre, delle conseguenze delle guerre. E quando siamo arrivati all'epoca dell'Unione Europea, ha sottolineato anche lì il ruolo dell'Unione Europea in tempi di crisi, di migrazione, di emergenza del cambio climatico, attacchi terroristici. Ma se guardiamo lungo la storia e anche più recentemente nella storia europea, la costruzione del popolo è anche una cosa che avviene un po' più nella vita quotidiana, ci sono elementi meno legati alle crisi, storicamente con educazione universale, lo sviluppo di lingue singole per ogni paese, cioè in Italia si sa non c'era una lingua neanche nel Regno Unito all'origine, sono cose che bisogna costruire, anche queste cose, miti nazionali, simboli, questi momenti di orgoglio, ecco. Abbiamo visto, soprattutto gli ultimi decenni in Europa, che nei momenti che l'Europa cerca di fare una costruzione di patriottismo, di popolo europeo che non sia strettamente legato alla crisi, viene contestata e fortemente. Dopo il Trattato di Maastricht, che è stato definito nella letteratura come la fine del consenso permissivo all'esistenza dell'Europa, con il tentativo di fare un trattato costituzionale, abbiamo avuto due referendum in Francia e in Olanda contro questa mossa, e ovviamente nel Brexit di cui ha parlato. Quindi vedo la domanda di redistribuzione fondamentale a questa quotidianità di costruire un popolo. Come si fa quando sono cose che si costruiscono veramente nelle ombre di crisi? Ecco, come facciamo ad uscire dalla crisi e pensarci anche nel quotidiano a costruire queste cose? Beh, domanda interessantissima e ovviamente molto, molto complessa. Allora,
un primo commento che ho è quindi personale, è sulle elezioni europee recenti, no? Se uno ha in mente questa idea di Rousseau illuministica del popolo e della volontà popolare, trovo molto deludente quando il principale partito in un paese è un partito di astensione, perché questo vuol dire che c'è una parte di popolo che popolo non si sente, che si sente esclusa oppure non crede più che ci sia un modo per esprimere la propria volontà. E se a livello europeo il segnale è sempre comunque l'astensionismo, ha delle cifre piuttosto imbarazzanti in tutti i paesi, però c'è stata un'inversione di tendenza, in molti paesi c'è stato un aumento della partecipazione a queste elezioni europee, proprio perché magari di fronte a queste crisi che stavi evidenziando, più persone hanno capito che quello era il momento di esprimere questa volontà del popolo. In controtendenza al nostro paese, dove in realtà siamo andati nella direzione opposta. Quindi quali sono le cause? Insomma, è materia forse per politologi e sociologi di questo, però trovo questo molto deludente. Lo trovo molto deludente in un momento in cui, appunto, indipendentemente dal fatto che uno sia sovranista, europeista, eccetera, quest'idea che il popolo si debba esprimere è piuttosto condivisa, laddove ci sono addirittura partiti che fanno di quello la loro bandiera. E questa costruzione del popolo forse è più difficile in alcuni paesi che in altri. Cioè il nostro, per esempio, in Italia è un paese dove c'è una forte identità territoriale, e di nuovo basta venire appunto in Trentino e Alto Adige, no? L'identità territoriale è piuttosto evidente, ma dappertutto. C'è un'identità nazionale che sta rinascendo perché si sentono questi attacchi da fuori, no? Però al tempo stesso c'è una grossa difficoltà di sentirla veramente come propria, questa identità nazionale, per non parlare dell'identità europea, che poi diventa anche molto generazionale. Cioè è chiaro che, almeno appunto io interagendo molto con giovani universitari, sento che ci sia una identità europea sentita da queste nuove generazioni, come parlando con i miei nonni quando c'erano ancora, sentivo che dopo una o due guerre, a seconda della loro età, e tutte le tragedie collegate, c'era un forte sentimento di non dico di appartenenza allo stesso popolo europeo, ma di condivisione di obiettivi comuni europei. È un po' questa fascia intermedia, queste generazioni intermedie a cui mi iscrivo per questioni anagrafiche, che hanno, in cui quest'idea di obiettivi comuni, se non di popolo comune, si è un po' affievolita. E si è affievolita perché forse perché appunto i nostri nonni sono stati così bravi a ricostruire il paese, a rimetterci e a darci tutto quello che loro non avevano avuto, compresa la pace, che noi le prendiamo molto per scontate queste cose. Quindi c'è questo aspetto. Poi c'è anche un aspetto economico su cui varrebbe la pena aprire un'intera sessione, che è qual è la figura del consumatore ideale. Cioè se il consumatore ideale è il membro di una comunità oppure una persona che è per i fatti suoi, che si guarda il suo telefonino, che si guarda le sue cose e che non interagisce con gli altri. Lavorando con i dati, quello che vi posso dire è che il primo tipo di consumatore è molto più facile da analizzare e da convincere a comprare, nel senso che il consumatore isolato è dal punto di vista della statistica semplicemente un'osservazione, un dato, ed è molto più facile analizzare un dato se questo non interagisce in modo complesso con gli altri dati. Quindi questo è così, di nuovo, una suggestione, però mi sembra un tema molto importante, cioè come il mercato e le forze di mercato stanno trasformando il nostro essere popolo. È un popolo virtuale, ma è un popolo di consumatori, perché poi quello che noi condividiamo
o meglio quello che vorrebbero che noi condividessimo e che finiamo purtroppo per condividere, sono soprattutto prodotti, esperienze che hanno un valore commerciale. Quindi da un lato siamo in un periodo in cui, grazie a questa interazione sui social, ci sarebbe la possibilità di creare un'identità popolare più coesa, o comunque un'arena in cui discutere in modo più maturo. Molti di noi alla fine usano queste possibilità per scherzare con gli amici o per lamentarsi che il mondo non va bene o per essere contenti che il mondo va bene, ma alla fine quello che ci scambiamo sono informazioni commerciali più delle volte. Quindi questa identità della persona come consumatore sempre di più è di nuovo, secondo me, una delle fonti di ansia, perché poi se io perdo il lavoro non sono più un consumatore, se questa società mi valuta solo perché io posso consumare e spendere, se non ho un lavoro e un reddito non valgo più niente. E questo però sono cose per voi sociologi. Ecco, mi descrive il mio lavoro. Volevo chiederle due cose, sono qua. Quanto la paura dell'immigrazione possa, cioè quanto la paura dell'immigrazione mette in discussione il concetto di popolo, cioè c'è questa paura dell'immigrazione perché probabilmente forse anche mette in discussione uno degli elementi della sovranità. La seconda cosa che volevo chiederle, il rapporto tra sovranità e democrazia, perché mi pare cioè la Cina è un paese emergente però un paese autoritario, allora quanto oggi la democrazia in qualche modo possa essere considerata un elemento secondario rispetto alla sovranità? Grazie. Grazie per la domanda. Allora, sull'immigrazione è abbastanza chiaro che questo aspetto di identità e di rischi, di percepito rischio di diluizione dell'identità è un aspetto fondamentale, nel senso che la stragrande maggioranza di studi che sono stati fatti sugli effetti economici dell'immigrazione non riescono a trovare effetti negativi talmente forti da giustificare tutta una serie di reazioni e di posizioni. La spiegazione economica non sembra andare molto lontano nello spiegare quello che osserviamo negli esiti elettorali e nel modo in cui le persone votano. Il che vuol dire che se non è una questione meramente di soldi, forse c'è qualcos'altro. E questo aspetto dell'identità e dell'immigrazione è qualcosa di molto importante. Diciamo, io ho vissuto abbastanza per ricordarmi che una volta, e neanche tanti anni fa, il problema dell'immigrazione, almeno al nord, d'identità era percepito come immigrazione al sud Italia. Quindi stiamo parlando di persone che arrivavano e che da un punto di vista fisico erano più o meno come persone del nord, cioè non c'era quello che possiamo vedere oggi come visibilità dell'immigrato. E allora era una questione di nuovo di identità locale all'arrivo di persone che venivano da altre realtà. Come si risolve questa cosa? Si risolve con una condivisione di valori da parte di chi arriva, dei valori del luogo in cui ci si affaccia. E in effetti forse il superamento diciamo, al di là delle questioni folcloristiche o di alcune frange di persone che comunque la penseranno sempre in un certo modo, il superamento della questione migratoria del Sud Italia, nel Nord Italia, è probabilmente avvenuta proprio in virtù di questa condivisione di valori, perché poi alla fine le istituzioni sono le stesse, le persone ragionano nello stesso modo, per chi è interessato a questo tipo di aspetto, l'aspetto religioso è lo stesso, quindi questa cosa col tempo si risolve. Il tipo di immigrazione che l'Italia sta ricevendo adesso è un'immigrazione invece che ha una dimensione di diversità più complicata, perché sono persone che arrivano,
perdere l'aspetto visibile, che però per l'identità di alcuni posti diventa importante, cioè il fatto che se un immigrato viene dalla Basilicata in giro io non me ne accorgo nemmeno, se viene dal Mali io lo vedo subito. Mi può piacere, mi può non piacere, però la visibilità c'è. Però io questo è un aspetto che non ritengo particolarmente importante nel lungo periodo. Più importante può essere la questione di come creare una piattaforma di valori condivisi. Cioè l'immigrato che arriva in un territorio deve accettare in un certo senso tutta una serie di valori. Se questo non succede, chiaramente l'identità di chi riceve viene messa in crisi. E questo va al di là di insomma, alla fine in Europa questo si basa sul riconoscimento di alcuni diritti umani fondamentali da una parte e dall'altra. E quindi ci sono cose che come europei difficilmente possiamo accettare, per esempio il trattamento delle donne, cioè la dignità delle donne nella società. E noi sappiamo che ci sono paesi di origine dell'immigrazione dove questa dignità femminile è considerata molto diversamente che da noi. Quindi su queste cose faccio un esempio perché penso che sia qualcosa su cui nessuno in Europa possa discutere, insomma, parità assoluta di genere. E queste sono cose che però vanno a urtare la sovranità culturale di altri, e quindi è qui che viene il conflitto. Quindi sono stato molto lungo, ma la mia sensazione è che la questione dell'assimilazione debba essere anche un'assimilazione di valori condivisi, e questi valori condivisi, per tornare a quello che diceva Luisa, il popolo europeo, noi ce li abbiamo, e se noi leggiamo i diritti, questi pilastri, in realtà avevo una cosa su questo, ma la metto solo lì per farvela vedere, sono questi, cioè questi sono i pilastri costruiti in modo graficamente attraente, però sono questi: diritti umani, democrazia e la legge, rispetto della legge. Poi ci sono tanti altri aspetti, questo è preso direttamente da siti che parlano di queste cose. Quindi secondo me queste sono cose che devono essere accettate, se uno non le accetta non può essere benvenuto. Quindi questo è un aspetto, se l'accetta deve essere benvenuto, e qui è aperto il dibattito su che cosa, su come andare avanti da questo punto. Quindi mi rendo conto di essere piuttosto vago nelle questioni pratiche, ma per questioni fondamentali secondo me questo è il, chiamiamolo contratto, chiamiamolo accordo, quello che si vuole, ma queste sono le cose che dobbiamo condividere in Europa e che chi viene in Europa deve condividere. L'altro aspetto, la democrazia e la sovranità, effettivamente è una questione molto, molto importante. Ci sono stati studi che hanno guardato a come Stati Uniti e Cina stanno, e l'Europa stanno combattendo questa guerra commerciale, cioè di dazi e contro dazi. Io nel momento in cui metto un dazio è una tassa alle importazioni, sto tassando i miei cittadini, non sto tassando i loro, perché sono i miei che vogliono comprare, che pagano le tasse. Però sto rendendo più difficile al paese estero vendere nel mio territorio. Quindi questa è la posizione cinese, sta invadendo la mia sovranità, perché mi costringi a vendere meno, a riorganizzare la mia produzione, eccetera. Quello che è interessante è come questa guerra viene combattuta, dazio contro dazio. Gli Stati Uniti hanno preso iniziativa e hanno questa politica aggressiva ad ampio raggio su tutti i settori, e l'impatto si conta, il modo in cui viene contato è quanti miliardi di dollari o di euro vengono colpiti, di merci vengono colpiti da questi dazi. Se uno guarda quello che sta facendo la Cina e quello che sta facendo l'Unione Europea è molto diverso, cioè molto diverso, è più sofisticato. A parità di danno totale, quindi di miliardi di euro di merci, Cina e Unione Europea stanno colpendo le merci che sono prodotte nelle zone in cui Trump è stato votato,
in cui ha vinto, degli Stati Uniti, ma ha vinto di poco. Cioè l'idea è: facciamo un danno mirato alla base elettorale del presidente Trump. Questo lo fanno insieme, per esempio l'Unione Europea, tanto per dire cosa che conosciamo, moto Harley Davidson e whisky americano, bourbon, Cina, soia. Che cosa, qual è la differenza fra i due paesi, cioè fra i due blocchi, l'Unione Europea e la Cina? È che l'Unione Europea sa che comunque, siccome il dazio, la tassa di importazione la pagano i cittadini europei, non la pagano i cinesi, c'è anche un danno all'economia locale. E quindi cerca l'Unione Europea di trovare un compromesso tra il danno che fa a Trump e il danno che fa alle proprie economie. Invece nel caso della Cina questo non c'è. Se uno analizza le reazioni cinesi, la reazione cinese è nel danneggiare il più possibile Trump e chi se ne importa della nostra economia. Questo porta a... perché fanno così? Forse la spiegazione è quella che aveva lei in mente, che quello è un paese non democratico o non pienamente democratico, quindi non deve rispondere degli elettori. Anzi, con la retorica nazionalista, in questo momento, nonostante i danni che Trump sta facendo all'economia cinese, la popolarità della linea dura contro gli Stati Uniti è quella maggioritaria, anzi la popolarità di questo tipo di atteggiamento è cresciuta. In Europa invece abbiamo che siamo in una situazione democratica, quindi se uno per le sue campagne di guerre commerciali fa un danno alle economie locali, le economie locali voteranno in modo diverso. Cioè e quindi c'è questo contenimento della reazione in un paese democratico, perché il politico che deve scegliere, o a livello europeo i politici che devono scegliere, si pone il problema di che cosa succede ai miei cittadini e come voteranno la prossima volta. In Cina questo non succede. Questo quindi ci fa già capire che stiamo parlando di una interazione con paesi che capiamo meglio gli Stati Uniti, anche se non capiamo sempre il presidente Trump, paesi di cui capiamo molto poco, e soprattutto che nei confronti dei quali sarebbe molto sbagliato applicare le stesse categorie che applichiamo a noi. Se qualcosa fa male a me, allora loro non lo faranno, no? Cioè, perché non essendo un paese democratico hanno la possibilità di essere molto più duri nella reazione. Quindi questo è qualcosa che sarà rilevante per il futuro. Il commento sulla guerra commerciale è semplicemente questo termine guerra commerciale è un po' sviante, nel senso che noi abbiamo in me, soprattutto nel così, se non ci pensiamo molto, il termine guerra ci dà l'idea che alla fine ci sia un vincitore e ci sia un vinto, no? E che poi magari tutti abbiano sofferto, ma un vincitore c'è. Nelle guerre commerciali non c'è mai un vincitore, perché il risultato finale sarà che le economie si saranno danneggiate a vicenda, ma non è che uno a un certo punto vince e quindi conquista il territorio dell'altro paese. Questo non succede. Quindi anche quando pensiamo alle guerre commerciali dobbiamo pensare a risultati in cui non ci sarà un vincitore, ma perderanno tutti. Bene, penso che dobbiamo chiudere qui e ringrazio ancora una volta il professore Ottaviano e tutti voi di averci seguito, di essere venuti, e buon proseguimento. Grazie a tutti, arrivederci.